penso io, davvero mi vuoi vedere combattere? Poi l'arbitro lo... Ciò
Leo spinse la testa dell'avversario indietro con forza e saltò indietro lui per liberarsi. Ma di nuovo Ponta le fu addosso. Joe si accucciò ancora chiuso in se stesso, compatto. I colpi piovevano da ogni parte. Poi alzò le mani, i gomiti, gli avambracci per proteggersi. E alla ragazza sembrò che Ponta lo stesse picchiando a morte. Ma Joe incassava i colpi sui guantoni e sulle spalle, dondolandosi avanti e indietro, come un albero nella tempesta, mentre il pubblico applaudiva, deliziato da quello spettacolo. E solo quando sentì quell'applauso riuscì a capire. Quando vide Silverstein saltare sulla sedia, quando sentì tutte quelle bocche gridare «Così, Joe!» Solo allora realizzò che il suo Joe non stava per essere ammazzato in botte dalla violenza di quell'uragano, anzi se la stava cavando egregiamente. Bordo ring 7, 8, 9, quando l'arbitro scandì il nono secondo, Joe si rialzò e si coprì in posizione di difesa. Era debole ma lucido e freddo. Ponta si avventò su di lui sparando un montante e un diretto, ma Joe si bloccò, ne schivò un terzo, si spostò di lato per evitare un quarto e poi fu chiuso all'angolo da un diluvio di colpi. Debole, nello sforzo di tenersi in piedi barcollava avanti e indietro, aveva la schiena contro le corde e non c'era più spazio per arretrare. Ponta si prese una pausa, come per avere l'assoluta certezza di non sbagliare quel colpo. Poi tentò un Thank you.
Mi viene una tristezza in mano. Sarà che mia moglie non mi sta mai a sentire? Sarà che mi sono ricordato che ho perso la patente? Io divento triste, 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 non parlo più. Se viene poi qualcuno, mi ringraziisco di nuovo, soprattutto se parlano di me, perché ho bisogno che si parli di me, e ho bisogno che sono instabile, cioè non so bene come sono io. Sono un vigliacco? Sì, sono un vigliacco, ma a volte sono coraggioso. Sono avaro? Sì, sono avaro. Una volta ho negato 100 lire a uno che era tutto storto, sulla carrozzina, senza gambe, niente, neanche 100 lire. A un altro? Gli ho regalato una penna d'oro solo perché mi aveva fatto una piccola gentilezza. E allora, com'è la gente? Dico com'è? Come sono?